potete mettervi prima nelle prime panche, primi posti, anche questa panca disponibile. Bravo, questo progetto che, come detto l'altra volta, è un progetto dell'Unione Europea per sensibilizzare in particolar modo i bambini ma anche gli adulti all'ecologia, al rispetto dell'ambiente. Noi in questo progetto ci abbiamo inserito, abbiamo inserito anche a fare delle interviste, dei film, dei documentari, perché vogliamo che la gente prenda consapevolezza che l'ambiente va rispettato, ok? Quindi noi con questo facciamo un micro corso e poi qualcuno di voi userà questi tripodi, si chiamano tripodi, perché qui si mette il cellulare, diciamo, quelli che hanno il cellulare, se siete solo un po' l'autonomo, che vorremmo formare proprio dei filmmaker promotori della sostenibilità, che vuol dire che dei filmmaker, che sono quelli che fanno i film, che diciamo fanno i film sull'ambiente, sull'ecologia, quindi sostenibilità è un po' lo stesso significato di rispetto dell'ambiente, ecologia, ok? Si dice anche sostenibilità, tutto quello che fa bene a madre terra. E dunque noi, attraverso delle interviste e delle riprese, magari vai in spiaggia, in pimenta, vedi un sacco di spazzatura e dici no, io dico no, non è possibile, e la filmo. Poi che si fanno delle quadrature un po' sbagliate, diciamo la base della, diciamo, dell'uso del film, oltre a tenere la mano ferma, e questo aiuta per tenere, diciamo, stabile l'immagine, perché quando una ripresa è tutta tremolante è brutta, questo serve perché si può appoggiare sul tavolo e la ripresa è no? Avete sentito sempre parlare, mettiti in primo piano, ok? Quindi il primissimo piano è se io, questo il quadrato è la schermata, diciamo l'inquadratura, se io faccio che questa schermata vedo solo la faccia da qui a qui, è un primissimo piano. Una cosa però importante anche del primissimo piano è che bisogna sempre lasciare un pochettino di spazio sopra la testa, cioè in questo di qua, no, non bisogna tagliare la fronte, ma in più, oltre a mettere tutti i capelli, bisogna lasciare un po' d'aria, no? Si dice così, infatti, lasciare l'aria sopra la testa, perché sennò è brutta. Tutti gli studiosi di video hanno visto che era brutta, no? Quindi io quando vedo col cellulare faccio la riquadratura, prendo la testa e però poi magari mi allontano un po' per prendere uno spazzettino sopra la testa. Abbiamo qua il cellulare, va bene, anche le spalle, poi io posso arrivare sino al petto e si chiama mezzo primo piano. Basta queste cose, non è che dovete ricordarvele, è per capire che queste sono le immagini migliori. Poi però io posso anche prendere uno che fa la spaccata e fa tutte le cose strane, e in realtà è sempre un cambiamento continuo dell'inquadratura. Quando la cosa importante, quindi qui abbiamo mezzo busto sino all'ombelico, qui abbiamo il piano medio sino alla cintura, che è sino alla cintura è qua, no? E si chiamano campo, come il campo delle margherite e il campo di Aspetta, come ti chiami? Martina ha il microfono in mano, che è questo. Questo è il nostro microfono, è la bottiglia di Salvatore. Noi possiamo andare da un signore che sei tu, ti possiamo intervistare, allora ti chiediamo, mi scusi, possiamo fare un'intervista, tieni così, buongiorno. Buongiorno. Possiamo fare un'intervista? Possiamo fare un'intervista. Ok, ha detto ok, allora noi lo mettiamo in una certa posizione, ad esempio lo facciamo sedere qui a questo signore, ok? Possiamo chiedere, ad esempio, una domanda è, intanto la faccio io, poi la rifai tu, senta, ma quando fa la spesa lei guarda la provenienza dei prodotti? Chiediglielo. Quando vai a fare la spesa, sì. Fare la spesa, guardi i prodotti. Se però scusate, dobbiamo rifare, perché se voi parlate non si sente lei, quindi ci vuole silenzio in campo. Quando vai a fare la spesa vai a vedere i prodotti. La provenienza dei prodotti? Sì. E poi dici, ma cerchi di acquistare i prodotti locali della Sardegna? Ma
cerchi di acquistare i prodotti della Sardegna. Sì, bravissimo.